Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Misteri da Cacciare. Oggi andiamo al lago di Varese, sto cercando un accesso e soprattutto devo essere da solo perché così la sirena potrà affogarmi, catturarmi e insomma fare cose non carine alla mia anima. Di cosa sto parlando? Sentiamolo subito. Il lago di Varese è un luogo pieno di leggende e di misteri. È stato abitato fin dalla preistoria e di eventi paranormali ne accadono parecchi, o almeno così si dice. La storia più famosa che si racconta è quella della sirena. Si dice che il fondo di questo lago sia abitato appunto da questa sirena dotata di poteri che si alimentano grazie a nuove anime di giovani maschi. La sirena affogherebbe infatti i poveri malcapitati per poi strappare la loro anima. Verso la metà del Novecento, diversi testimoni raccontarono di averla vista. Uno di loro disse che venne trascinato sott'acqua mentre stava facendo il bagno nell'acqua alta quando era bambino. Riconobbe il volto di una donna sorridente prima di svenire. Stranamente però non morì. Si risvegliò sulla riva circondato dalla gente. Un barcaiolo lo aveva trovato sul fondo, ma non era affogato. Sembrava addormentato. Gli altri testimoni raccontano fatti più o meno simili. Una donna che avrebbe cercato di affogarli trascinandoli sott'acqua. Sul lago di Varese se ne dicono di tutti i colori. Sirene, mostruose creature, fantasmi. Ma qual è la verità? Bene, da qua si arriva al lago e spero non ci sia nessuno da questo lato. Più che altro per la spirit box. Però purtroppo non è che si può fare molto. Il tempo è contato, io devo cercare di fare quello che posso con il tempo che ho a disposizione. Ci siamo. E non c'è nessuno, quindi possiamo iniziare. A tutte le entità che sono qui, in questa zona del lago, ho sentito dire che ci sono stati diversi fenomeni paranormali e avvistamenti di una creatura che appunto è la sirena della leggenda. C'è qualcosa di vero in tutto questo? Adesso attiviamo il Ghost Radar. Potete rispondermi qui tramite questa applicazione? Iniziando dalla storia della sirena. Operazione. Accordo. La sirena esiste veramente? Spettacolo. Esaminare. Solo. Sta parlando molto. Solo, spettacolo, esaminare, operazione, accordo. Solo. Buttero. Il famoso buttero di Grosseto. Peccato che siamo da tutt'altra parte qua. Acqua cristallina, fantastica. Però qua non stiamo avendo risposte pertinenti da quello che sembra. Riesci a comunicare o riuscite a comunicare con questo strumento? Provate a farlo illuminare fino al rosso. Avvicinatevi e concentratevi. C'è qualcuno che vuole parlare con me? Per favore, potete farlo brillare? E niente. Zero riscontri. Come al solito ci dovremo affidare alla Spirit Box. Perché qua non c'è attività sullo strumento.
Potete parlarmi di questa sirena? Esiste veramente? Cosa è successo sulle rive di questo lago? È vero che c'è una creatura? In questo lago, una creatura mostruosa o... Che cosa avviene in questo lago di paranormale? Prima di andare, voglio provare di nuovo l'esperimento del pesce, visto che al lago delle streghe pare abbia funzionato. Puoi far muovere l'acqua, far saltare un pesce, in modo che io possa vederlo? Per farmi capire che ci sei? Niente di che. Sono curiosissimo riguardo gli avvistamenti della presunta sirena. Sarebbe stato interessante prendere una barchetta e andare al largo, magari, ad averla l'avrei fatto. Sarebbe stato molto figo fare l'indagine in mezzo al lago. Niente, tutto tranquillo. Niente da fare. Tutto tranquillo. Nessuna sensazione spiacevole, anzi, luogo molto bello, rilassante. Chissà se è venuto fuori qualcosa dalla Spirit Box, esaminerò. Comunque bella leggenda e bellissimo il lago di Varese. Ci vediamo alla prossima puntata. Rianalizzando la Spirit Box, sono rimasto sorpreso dal risultato. Sono uscite molte parole e addirittura frasi, alcune di esse estremamente chiare. La frase più interessante è stata «L'altro giorno è nata di sera, l'ho vista». Potrei anche sbagliarmi ovviamente sulla prima parte, ma il «l'ho vista» si sente perfettamente. Come al solito, vi ricordo che io scrivo ciò che penso di aver sentito quando credo di essere abbastanza sicuro, altrimenti preferisco non scrivere niente. Vorrei inoltre ricordare che ultimamente sto usando molto spesso Radio Hack, che non è una radio, attenzione, non va a scansionare frequenze radio italiane, quindi non ci possono essere parole italiane per sbaglio. Si tratta di un database di fonemi spagnoli messi al contrario. Quindi ragazzi, messi al contrario, è in reverse. Non si potrebbero formare nemmeno parole in spagnolo, figuriamoci in italiano. Vorrei ringraziare Martina Pavan per la donazione nella money box di Misteri da Cacciare, che assieme al contributo ha scritto: anche io nel mio piccolo voglio contribuire al prezioso lavoro che porti avanti con la tua vera e genuina divulgazione. Ormai è come se fossimo una grande famiglia. Un abbraccio, Fabri. Un abbraccio a te, ti dedico questa indagine, Martina. Ci sentiamo prossimamente, gente.